TTRAM, un acronimo che sta a significare Trentino Trasporti Archivio Museo, uno spazio espositivo e un archivio dove ripercorrere la storia di quella che una volta era Trento Malé, che poi si è chiamata Società Automobilistica Tesina e che oggi, sotto l'egida della provincia autonoma di Trento, si chiama Trentino Trasporti. E possiamo definirlo un vero e proprio viaggio, quello che si percorre all'interno degli spazi allestiti nella nuova sede della società. Un viaggio attraverso il processo di sviluppo e rinnovamento delle infrastrutture, dei mezzi e delle tecniche di produzione del servizio trasporti. Un percorso fatto anche di volti, situazioni e oggetti in grado di suscitare emozione e curiosità. Il viaggio prosegue più concreto che mai nell'area esterna agli spazi espositivi, in un ambiente scenografato, dove sono esposti alcuni mezzi storici restaurati per l'occasione. Benvenuti a Formart. La parola al primo ospite di questa puntata, Ezio Facchin, uno degli artefici di TTRAM. Il punto principale della nostra, i nostri interlocutori principali devono essere le scuole, sia per l'educazione civica sia per l'educazione al trasporto pubblico, e su questo abbiamo preso contatti con le sovrintendenze. Ma un'altra idea è il territorio, come stare sul territorio con questa iniziativa, quindi piccoli centri di esposizioni e collegamenti remoti con i nostri impianti sul territorio. Un'idea ancora che abbiamo è quella di poter trasformare questo centro in un centro di eccellenza o di discussione per quanto riguarda la politica dei trasporti. Quindi creare degli incontri sistematici durante i quali discutere del futuro dei trasporti. Ma come sarà il trasporto del futuro? Fra gomma e rotaia, progettualità e visioni non mancano di certo. Carlo Costa e Raffaele De Col. Io credo che il trasporto del futuro sarà più governato innanzitutto. Ci devono essere delle politiche che riescono a far rendere al meglio i vari modi di trasporto. In passato non è stato così, il confronto è stato semplicemente sul mercato e sul mercato non si producono sempre i migliori effetti rispetto al risultato. In futuro io credo che la gomma dovrà svolgere la propria funzione per gli ambiti di percorrenza utili, quindi sia in campo mezzi leggeri che in campo mezzi pesanti ha un certo percorso, la rotaia ne ha altro, l'aereo ne ha altri ancora e soprattutto sulla parte gomma si andrà sempre più verso comunque progetti sostenibili, ecosostenibili, quindi la modalità di trasporto virerà verso mezzi elettrici, ad idrogeno e quindi condizioni che consentiranno comunque di creare un'ottima sinergia con gli altri modi. La mobilità del futuro in Trentino non può prescindere dal pensare che il Trentino è una realtà territoriale montana e da una popolazione che con gli anni è stata volontariamente tenuta sul territorio con un'azione di grandi investimenti. Infatti sono stati sviluppati collegamenti stradali che sono all'avanguardia e che consentono di spostarsi in tempi ragionevolmente compatibili con le attività quotidiane e giornaliere, che rappresentano circa il 90% della mobilità quotidiana. Si sta sviluppando, sfruttando anche l'eccellente proposta della Comunità Europea che sviluppa un corridoio ScanMed, che sviluppa reti ferroviarie di grande connettività, di velocità che fino a 4, 5, 600 km sostituiscono già oggi la mobilità con gli aerei e che per la nostra progettualità vedono degli hub territoriali di connessione in modo che il territorio trovi uno sviluppo di mobilità verso l'Europa e verso l'Italia con la rete ferroviaria. Bene, eccoci alla rubrica dedicata ai libri che oggi è affidata a Francesco Antoniol. Quello che ci proporrà è un viaggio d'altri tempi. Arrivederci. Il libro che vi voglio consigliare è un libro famosissimo di Agatha Christie, è Omicidio sull'Orient Express. Questo libro racconta una vicenda svoltasi alla fine degli anni 20, inizio degli anni 30, e anche se il libro parla di una linea di treni abbastanza famosa che parte da Istanbul e che arriva a Parigi e poi a Londra, la vicenda si svolge tutto sommato in una notte in cui il treno per una tempesta di neve è fermo in Jugoslavia. In questa notte
15 persone, una ventina di persone si trovano a dover convivere forzatamente fermi nel treno, sono persone che provengono da tutto il mondo e che si trovano legate e accomunate da questo fatto di sangue. La vicenda è molto interessante perché fino alla fine non si capisce chi può aver ucciso la persona appunto che viene trovata morta in quella notte. Sono 20 persone che concorreranno tutte in maniera diversa all'omicidio di questa persona. È un libro interessante perché rimanda a un'epopea di viaggi turistici o comunque d'élite svolti appunto tra Londra e Istanbul. Il treno esiste ancora ad oggi, si chiama Simplon Express ed è, si può soprattutto vedere fermo in pausa a Venezia, e se qualcuno lo volesse prendere lo può prendere da Venezia a Londra.